Benvenuti a tutti. Oggi è sabato, 1 ottobre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Quanto è difficile mettere tutti d'accordo. Difficile far concordare situazioni ed esigenze diverse come quelle che oggi vi circondano, la famiglia, il lavoro, la vostra creatività e soprattutto il vostro desiderio di bellezza e armonia. Farvi belli e andare a ballare, oppure darvi all'arte, visitando mostre e musei sobillati da Venere, dal Sole e da Giove, generosi anche in quadratura, tanti progetti vi frullano in mente, non ultimo quello di buttare due cose in valigia e raggiungere qualche bel borgo tra gli ulivi. L'essenziale sarà cogliere l'attimo prima che la stanchezza annulli tutti i vostri programmi, facendovi abbioccare sul divano. Forse una cenetta piccante potrebbe darvi una mano, sempre che non esageriate con le porzioni, altrimenti l'abbiocco sposerà l'indigestione. Uomo astuto e imbonitore, probabilmente sposato o impegnato che tenterà o sta tentando di ingannarvi e di carpire la vostra buona fede. Il vostro partner potrebbe essere infedele e molto astuto nel nascondere qualche tradimento. Tradimento in vista, una persona che conoscete, magari particolarmente bene, vi sta raccontando menzogne, è particolarmente bugiarda e sta tentando un inganno alle vostre spalle. Persone sgradite in arrivo, visite noiose e pericolose. Vi sentite particolarmente forti, però alla fine rinviate ogni decisione. L'attesa vi logorerà se non decidete in fretta. Oggi vi sentirete particolarmente sollecitati a prendere delle decisioni importanti per la vostra vita, tutto sembra concorrere a una svolta decisiva. Procedete tuttavia con cautela. Oltre al danno la beffa. Cercate di credere di più in voi stesse e di rifiutare trattamenti poco rispettosi da parte del partner. Ne va della vostra dignità. Un amico potrà essere poco sincero ma tu potrai non esserlo con altri. Programma un viaggio. Una persona dei pesci ti consiglierà bene. Ottime opportunità nel lavoro. Potrai guadagnare soldi in più e in meglio. Un collaboratore o un amico ti farà una proposta interessante. Ascolta con attenzione. Nutrite pure speranze nuove in amore, alcune situazioni stanno per cambiare segno e diventare anno presto positive. Ma da oggi dovrete pensare positivo e approdare ai problemi con logiche nuove. Momenti piacevoli in compagnia di vecchi amici e vecchie consocenze, è il momento per capirli e ravvivare ciò che era spento. In amore, tra alti e bassi, ci sono delle piccole sorprese. Siate più selettive. Alcune amicizie invece di giovarvi vi rendono solo di malumore. Mettete in evidenza oggi le vostre migliori qualità, le vostre virtù diventino pregio che vi distingue. Siate affabili e generosi, mostratevi moderatamente ottimisti ed evitate scrupolosamente ogni polemica. È ora di fare ordine nella vita sentimentale e mettere fine alle ambiguità in cui vi siete cullati fin qui. Una persona sta cercando di entrare nella vostra vita a piccoli passi, ma voi non gli rendete tanto semplice l'accesso. Anche perché non siete molto in grado di gestire i sentimenti in questo periodo. Nella giornata di oggi, molti saranno gli scocciatori che verranno a bussare alla vostra porta, soprattutto nei momenti culminanti. Resistete dalla volontà di combattere e di immischiarvi in qualcosa troppo grande per voi in questo momento. Mercurio in Vergine benefico, vi alleggerisce di qualche piccola tensione che si era venuta a creare da qualche giorno in famiglia. Un gruppetto di pianeti in Ariete, Capricorno e Bilancia, Giove, Venere, Plutone, Sole, può non farvi trovare in perfetta sintonia con l'ambiente dei conviventi e dei parenti più stretti, in modo più sensibile con le figlie e con i figli, con le sorelle e con i fratelli. Riuscite a minimizzare ogni contrarietà, grazie al vostro senso dell'umorismo sempre così brioso, anzi, quando volete, elettrizzante. Questo è un mese di verifica per quanto riguarda l'amore, soprattutto per chi ha vissuto un periodo di crisi. Se avete amato qualcuno in partenza non vuol dire che non vi rivedrete più. Sul lavoro il periodo non è dei migliori, ottenete poco ma arriva il weekend per riposare e riordinare le idee.
La giornata che si sta affacciando potrebbe essere una di quelle memorabili ed assolutamente in linea con le ultime giornate appena trascorse, ma dovrete fare uno sforzo in più, ossia cercare di essere più tranquilli. La vostra irascibilità potrebbe nuocere al vostro rapporto sentimentale, nonostante non dovrebbe affatto, in quanto potreste benissimo tentare di prendere le distanze da alcuni comportamenti sconvenienti. Luna sgobbona in sesta casa, naturale di sabato, quando perfino i pigri e romantici cancerini si danno una mossa per godersi il weekend al riparo da ritardi e rimorsi. Stupefatto il vostro capo che proprio non si capacita, ma come, concludete in 2 ore quello che di solito concludete in 8? Scuote la testa sconsolato il buon uomo, alias Giove Bonaccione anche allo zenith in quadratura. Gentile, per vostra fortuna, la coppia Sole Venere Bilancina, segno che in famiglia troverete una cena meravigliosa e tanto affetto. Amore ed Eros. Sereni in famiglia, nonostante una sottile inquietudine vi faccia sognare viaggi ed emozioni lontane da casa. Invece la casa ve la godete già stasera, l'avventura in fondo vi piace al cinema o in un romanzo, sprofondati nella vostra poltrona preferita. Cari Cancro, questo è un mese di verifica e dubbi in amore. Avete avuto forti litigi e discussioni e rischiate di perdere facilmente la pazienza. Sul lavoro state dando il massimo ma non ottenete i frutti sperati. Come se date tanto ma raccogliete poco. Rilassate le dita delle mani e smettete di chattare per qualche minuto, fuori dallo schermo c'è un mondo che vi conosce ancora poco. Ed è lì che si rintanano le emozioni più forti. Il pianeta vostro nome tutelare, la Luna, è in Sagittario segno con cui condividete affinità elettive e vi predispone a incontri bollenti da un punto di vista erotico, anche se non siamo più in piena estate. Se siete nati tra il 12 e il 23 di luglio vi aspettano situazioni particolarmente piccanti, ma all'insorgere di qualche piccola incrinatura che si potrebbe verificare, non fatevi tentare dal vostro tipico gusto per la drammatizzazione e piuttosto smitizzate con la inimitabile ironia. Lavoro e denaro? Se il lavoro c'è faticate a portarlo avanti senza flessioni, l'inquietudine vi deriva dai cambiamenti per altri trascurabili, ma per voi attaccati a ritmi e abitudini piuttosto difficili da accettare. Per garantirvi elasticità seguite i dettami della medicina cinese, ruotando in senso orario e antiorario per almeno 10 volte polsi e caviglie, flessibili le articolazioni, flessibile anche la mente. Buoni risultati per chi lavora in proprio, la creatività ha sempre una marcia in più. Avrete la possibilità di dimostrare il vostro valore e di rendervi indispensabile nel vostro ambiente professionale. Evitate comunque di fare promesse che non potete mantenere. Capaci e puntigliosi, vi imponete con fermezza con un collega che vorrebbe scavalcarvi nelle vostre competenze. Se festeggiate il vostro compleanno nella prima decade Venere Bilancia vi stimola a non lasciarvi passare neanche una mosca sotto il naso. Benessere. L'affaticamento originato da una giornata così impegnativa cerca compensazione nel modo più antico e piacevole del mondo, gambe sotto il tavolo e una bella cenetta, magari la pizza, tipica del sabato. Nulla da ridire su questo, manca solo il finale, i famosi 100 passi dopo il pasto, necessari per digerire e attivare il metabolismo. Superato il momento di riserva, ora sono buone le energie. Provate a organizzare un'attività sportiva con gli amici. Vedrete che con una fava riuscirete a prendere 2 piccioni, divertimento ed esercizio fisico. Per lei, voglia di un look più giovane e malizioso, sfoltiti i capelli e più caldo anche il colore. Luce dentro e fuori. Per lui, presentazione in famiglia della vostra lei, tutti affabili e sorridenti, ma sotto sotto sentite che qualcosa non va. Colore delle emozioni, lampone. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 6. Finanze, 6. Benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.